Le incertezze si possono anche vedere, ma io parto anche da un presupposto che innanzitutto qualche errore lo si fa sempre, quello è fuori dubbio. Io credo che aver portato a casa un risultato così importante a Empoli deve essere di grande stimolo, non di grande depressione. Soffrendo, rischiando di prendere gol, rischiando di farlo anche. Io almeno ho contato almeno 4 palle gol contro la prima in classifica, tutto sommato vuol dire che qualcosa hai prodotto, un calcio di rigore netto che non ci è stato dato. Quindi questo, poi dopo se gli altri abbiano avuto più possesso di palla, sinceramente a me non interessa, non è quello a cui vado. Quindi il fatto è chiaro che le incertezze però sono anche dovute al fatto che comunque di fronte primi due che mi capitano, Maccaro e Tavano, che hanno più di 300 gol tra Serie A e Serie B. Ma non è semplicissimo affrontarli nell'uno contro uno, nell'aspetto tecnico, nell'aspetto tattico. Insomma, sono giocatori di grandissima qualità che probabilmente farebbero la fortuna di molte squadre anche in Serie A adesso. Quindi è ovvio che hai incontri giocatori di questo tipo e vai in affanno, vai in difficoltà. Ma mi sembra anche naturale. Nonostante questo, però, siamo riusciti tutto sommato a limitarli. Siamo riusciti a limitare una grande loro risorsa, che era le palle inattive. Loro hanno fatto veramente tantissimi gol sia l'anno scorso che quest'anno. Tonelli ha fatto 3 gol su palla inattiva, perché hanno veramente tantissimi movimenti, li abbiamo studiati, li abbiamo neutralizzati, non abbiamo mai corso nessun rischio sulla palla inattiva, quindi questo vuol dire che c'è lavoro alle spalle. Ma sì, è chiaro che dovevamo fare di tutto per vincere la partita, anche perché in questo modo, al di là di dare continuità ai risultati positivi, veniamo da 3 pareggi, riuscire a vincere darebbe un senso a tutto. Però affrontiamo una squadra sicuramente non facile da affrontare, che ha grande entusiasmo per essere venuto in Serie B, con buoni giocatori, con una struttura di squadra ormai consolidata da 3 anni al minimo che ricordi io, poi questo sarebbe il terzo anno, poi magari anche di più. Ha preso dei giocatori interessanti quest'anno, inserendoli come dicevo, in una struttura già consolidata, compresa quella dell'allenatore. Quindi è una gara da prendere decisamente con le molle, ma da far di tutto sicuramente per portarla a casa, perché 3 punti come a tutti fanno comodo e come ho avuto modo di dire a alcuni vostri colleghi, non di Siena, ma di, non so, sono comunque, credo nazionale, non sono obiettivamente chi, che mi chiedevano, per esempio del pareggio di Empoli, se non c'è il rammarico perché bisognava cercare di fare i 3 punti, perché comunque una squadra che punta ad andare in Serie A, io gli ho stoppato, ho detto noi non puntiamo ad andare, se è il nostro obiettivo, che è un messaggio a questi che dicono ogni volta che mi chiedono, oh, ma è una squadra che deve andare, no, noi dobbiamo, il nostro obiettivo primario era quello, ed è quello che è stato sempre detto dall'inizio, dal primo giorno che ci siamo trovati, è quello prima di tutto del mantenimento, recuperare i punti di penalizzazione, il mantenimento della categoria e cominciare a fare un lavoro di costruzione sui ragazzi giovani che sono devono essere la linfa della società. Poi, ovviamente, nel momento in cui si raggiunge un obiettivo, si raggiunge quell'altro, si può allora a quel punto lì pensare eventualmente a quello che può essere se manca, cioè c'è ancora del tempo a disposizione, ma deve essere molto chiaro questa cosa qua, perché dopo non è, se no dopo ogni volta mi ripeto, non voi perché sapete benissimo quelle che sono le cose nostre, le cose interne, ma chi viene da fuori deve sapere che il nostro obiettivo è questo, fondamentalmente. Poi nessuno si tira indietro. A maggior ragione lo dice l'Empoli, insomma tutto sommato abbiamo fatto una finale l'anno scorso, playoff, hanno mantenuto praticamente la stessa squadra a parte due, e quindi ci mancherebbe che noi dobbiamo cambiare in corsa questa cosa, no? Noi sappiamo che abbiamo una buona squadra che è in costruzione, che sta lavorando non bene, benissimo, per migliorarsi. E noi chiaramente come giocatori, come staff, stiamo cercando di rivalutare alcuni giocatori che magari prima venivano da stagioni non positive, e tutto questo però ci vuole del tempo e in conseguenza di questo dobbiamo pensare a partita dopo partita e a micro obiettivi, come ho sempre detto, se vi ricordate dall'inizio. Questo è il percorso che dobbiamo fare e chiaramente all'interno di questo percorso che vogliamo fare
e sappiamo dove ci deve portare. La gara di domani sarebbe importante portare i tre punti, proprio in virtù di questo. No, quello sicuramente, come dicevo prima, il fatto che lavorano insieme, ricordo io l'anno scorso in C che vinsero, l'anno prima che fecero i playoff e persero, e quest'anno, adesso non riesco ad andare indietro con la memoria, quindi comunque quantomeno sono 2 anni e un po' che lavorano insieme, quindi come dicevo prima molto consolidato il lavoro. Poi l'inserimento di giocatori come Djuric, come Nizzetto, come Junco, giocatori che conoscono le categorie, che sanno che hanno qualità e all'interno di un sistema già rodato e collaudato, e proprio per questo motivo, oltre all'individualità, c'è da stare attenti appunto all'impianto, l'impianto che chiaramente lavora insieme da tempo e di conseguenza ha dei meccanismi già decisamente oliati. E quindi è una partita da, poi giustamente come dicevo prima, anche con entusiasmo e con grandissima serenità affrontare le partite, come giusto che sia una squadra neopromossa che ha, non so se è il primo anno che fa la B o comunque tantissimi anni che non la fa, quindi sarà molto, bisogna avere molta pazienza e molto acume tattico e non farsi prendere la frenesia, questo di sicuro. 90 minuti, i secondi 90 minuti dopo in 8 mesi, peraltro, perché in 8 mesi ha fatto due partite, la Napoli e questa. Quindi. Ma va bene, è ovvio che ha più dolore di me, che ho 54 anni, ovviamente. Però è normale questo, quindi adesso vediamo, ovviamente più passa il tempo e più chiaramente smaltisce. Però insomma si è allenato bene ieri, come sicuramente si allena bene anche oggi. Quindi. Ma Spinazzola come ha giocato a Castellammare di Stabia, Scapuzzi ha giocato in casa col Bari e Thomas, come dicevo l'altra volta, abbiamo fatto esordire tanti, ha esordito Rossetti, ha esordito Milos che poi ha giocato poi un tempo e poi una partita intera. Però non è che possiamo buttarli dentro così. Anche perché ci sono alcuni ragazzi che vengono da fuori e fanno ancora fatica a comprendere il calcio, ma a comprenderlo anche dal punto di vista della terminologia, e li stiamo aiutando. Ma tanto spazio ce n'è per tutti e non, come dicevo prima, i ragazzi giovani saranno un po' la linfa per il club, però bisogna gestirli al meglio, assolutamente, come penso che si stia facendo in questo momento. Poi ovviamente in certi momenti magari avranno più spazio, in certi momenti meno, ma io dico sempre che non, ormai col il calcio attuale, cioè di adesso, ormai io, qua un po' di anni bisogna superare gli stereotipi di certe abitudini, cioè il titolare e la riserva, no, ormai il calcio non è più così, c'è chi gioca di più e chi gioca di meno, ma non c'è il titolare e la riserva di questo e questo, la riserva di questo, no, non funziona più così, ma non perché lo dico io, non invento niente, insomma, per esperienza, per quello che ho fatto che abbiamo fatto in questi anni, per quello che si vede nel calcio mondiale, non funziona più così, ormai importante è fare 42 partite, ne fai 25 ad alto livello, hai fatto un ottimo campionato, e sei un titolare, non puoi pensare di farne 42, non puoi pensare di fare tutte le partite, non so, i grandi club, si vede adesso Benitez perché ha cambiato qualche giocatore, ma se sono al Napoli, quelli che hanno giocato contro Sassuolo, non è che sono scarsi, se no non li prendevano, ma solo perché cambi 3 giocatori, cambi 5, cambi 6, allora chissà che cosa, no, ma non funziona così, cioè bisogna andare oltre a queste cose, bisogna, quindi il ragazzo giovane fa 15 presenze e 15 presenze le fa di qualità, è già tanta roba. Mi ricordo il secondo anno che ero qui, Forestieri, che erano 90, se non ricordo male, adesso è come, cosa è dunque, 2007-2008, aiutatemi, è come un 95-96 adesso, e giocò 20, cioè fece 20 presenze, mi pare una dozzina da titolare, che poi dopo peraltro gli altri anni per sua sfortuna non giocò più, però le fece bene, questo è importante, l'importante è che poi ci sia crescita durante la settimana. Questo è fondamentale, perché è chiaro che il ragazzo giovane deve anche crescere, non deve pensare, siccome arrivo in una squadra di Serie B,
Allora ormai sono arrivato e sono bravo e non ho più niente da imparare. No, non funziona così anche qua. Bisogna ascoltare, guardare i ragazzi, ascoltare l'allenatore, ascoltare lo staff, fare un percorso. Quando c'è da giocare 10 minuti do, 20 minuti do, un tempo do, una partita do. Lui come tutti gli altri. Ma, ripeto, tenendo conto che non c'è più questa classificazione del calcio fatta in questo modo.